Ma hey Gooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yokai Watch Wibble Wobble. Si torna su Wibble Wobble dopo un bel po' di tempo che l'ho lasciato. L'ho lasciato per tantissimi motivi, uno dei quali perché non riuscivo a stargli dietro, ma torna prepotente e più incazzato di prima, passatemi questo termine. Oggi non farò nessuna lotta, non farò vedere nessuna lotta in particolare, ma anzi andrò a fare la slot Kai e la slot Tony. Per la precisione, 4 slot Kai, 4 con 4 monete, tra cui una selezione. Non so cosa possa uscire, ma spero qualcosa di interessante, mi faccia scegliere qualcosa di bello, e 4 e 3 slot Oni. Quindi insomma, nella slot Oni ci sono davvero delle belle sorpresine. Spero che esca almeno un rango S o magari un SS. Ad ogni modo, se mi uscissero due oggetti, almeno fare la collezione, cioè quello che c'è da trovare praticamente, e poi dopo, insomma, qualche yokai interessante potrebbe anche uscire. Abbiamo moneta 5 stelle, moneta selezione, moneta S ovviamente, moneta felice e la moneta misteriosa. Inizierei proprio da quella misteriosa. E mi scuso già per la qualità perché purtroppo sto facendo un casino io con la registrazione. In questo momento sto riprendendo male lo schermo, lo so già. Goro Goro, insomma, è abbastanza buono come yokai, però quando cresce di livello, per il momento, per la squadra che ho tutti quanti Nian, o meglio, tutti quanti splendenti. E quindi, insomma, ho un team abbastanza interessante. Ad ogni modo, vediamo un po' cosa mi esce con moneta felice. E stavo dicendo che la registrazione purtroppo so già che sarà pessima. Beh, schede vecchia. Potrebbe rivelarsi interessante, forse. E quindi, insomma, dal prossimo video però sarà leggermente superiore. Purtroppo questa volta mi tocca registrare così, non potevo fare altrimenti. Però avevo voglia di portare un video. E quindi eccolo qua. Purtroppo oggi va così. Ad ogni modo, moneta 5 stelle. E voglio usare la selezione per ultimo, voglio tenermi più bello per ultimo, anche perché è costicchiata parecchio per una moneta sola, eh. Oh! Siro! Grande Siro! Ok. Siro è molto utile perché praticamente aumenta l'attacco degli alleati. E non so se è tribù tosta. No, tribù audace mi sembra. No, tosta forse era. Ad ogni modo, audace o tosta aumenta comunque sia l'attacco degli alleati, di tutti gli alleati. E ora moneta selezione. Oh, velenotto, homblu, cubi, eterna nera dama. No, l'ultima, che ci faccio con l'ultima? Cavolo, sono indeciso tra velenotto, homblu e cubi. Le altre non li prendo neanche in considerazione. Quasi quasi prenderei homblu io. O forse, non so, potrei... Anche Cubi potrei prendere. Magari è meglio dare un'occhiata alle statistiche prima. Vediamo un attimo... No, no, aspetta, fermati. Vediamo un attimo le statistiche. PS 413, attacco 615. 4,23, 6,12. Insomma. 4,33... Ma dai, ma come? Cubi più basso di tutti, però ha più PS. Cavolo, io sono deciso tra Omblo e Velenotto a questo punto. Perché Cubi ha più PS di tutti. Conta anche la Energy Max, però... Non so, Velenotto è quello che mi piace di più di tutti. Vai, vado con lui. Ho deciso. È andata, moneta selezione usata. Non mi pento. Vai, gira questa slot. Whisper super contento, e ci credo. E voilà, Velenotto salta fuori per conoscerti. Grado S. Non è il primo grado S che prendo, o meglio, è il primo in questa partita, perché nello scorso account, che poi ho cancellato proprio dalla faccia dell'universo, e avevo anche Bluetooth. Comunque sia, vi lascio il codice se volete aggiungermi tra gli amici. Man mano che ricevo le richieste vi aggiungo, e man mano che sblocco i posti per gli amici vi aggiungo. Ad ogni modo, giriamo la slot Tony. Wow, oddio, rosso potrebbe, fratosto. Sì, fratosto, insomma, fratosto. No, ma va bene.
l'ho usato fratosto nello scorso account. Non so quanto dura la slot K, io spero che duri per tutto il mese di gennaio. Almeno riesco a farla arrivare al massimo e alla fine prendo qualcosa di buono. Attenzione! Attenzione! Dai! Ma Madrena no, però. Cioè, tra tutti quanti gli S, Madrena? Sei tornata in vita, ma chi ti voleva? Ci ho messo un po' a farmare le monete necessarie per fare 3 giri di slot Kai. Davvero un sacco di tempo ci ho perso. Ed è per questo, appunto, come dicevo, uno dei motivi. Bello di casa, Quitana. Stupendo Quitana, bellissimo. A parte che a me le evoluzioni di Zardo piacciono tutte. Quitana, Lucenio, tutte quante mi piacciono. Davvero belle. Ad ogni modo ho finito le monete necessarie e io, come ho detto, niente, torno a fare video su Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Per il momento, finché non finisco la Nuzlocke, li porterò uno massimo, proprio massimo, 2 a settimana, finché non finisco la Nuzlocke, ma ci manca davvero poco, quindi poi riprenderò con altri video oltre a Yo-Kai Watch 3 Sushi, che anche quello l'ho finito di registrare, ma mi manca solo da editing, mi manca l'editing, quindi insomma ci vorrà un po' di tempo. A dire il vero sto indietro con l'editing, quindi mi devo davvero mettere sotto. E ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre il link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.